La potenza sta aumentando, Alex! Sta aumentando! Com'è possibile? Ho solo acceso la turbina. È da criminali e bisogna fermarlo. Lei deve fermarlo. Dobbiamo decidere per l'evacuazione. Non ci sarà nessuna evacuazione. Nessuno gliel'ha detto. Nessuno. Non possiamo più fingere. Mi chiamo Valery Legasov e 2 anni fa non avrei mai pensato che la mia vita finisse così. Pensavo che questo paese fosse una nuova civiltà. Credo che lo pensassimo tutti. Era un sogno che condividevamo. Ma 2 anni fa siamo stati svegliati da quel sogno da un incidente. Un incidente senza precedenti. Io ero a capo dell'inchiesta per scoprire le cause dell'esplosione. Ho compilato infiniti verbali e ascoltato testimoni. E poi ho avuto la possibilità di mostrare queste prove al pubblico. Non ho mentito, ma non ho detto tutta la verità. Ora voglio tornare a quella notte in cui quello che doveva essere un semplice test sul reattore causa una tragedia inimmaginabile. Ho bisogno di rivivere i giorni disperati che seguirono. Devo rivelare perché il mondo è venuto a conoscenza del nome Chernobyl. Signore, dovremmo aspettare. Come ti permetti? Mi dispiace, signore, non sono preparato a rimuovere le barre di controllo se il reattore è instabile. Ma come ti permetti? Fallo. Fallo ora, te lo ordino. Il protocollo dice che quando la potenza cala... Non ritarderò ancora questo test a causa di un paio di insubordinati. Tu lo fai adesso o ti faccio licenziare. Signore, non crede che... Ti faccio cacciare da questa centrale se non aumenti la potenza una buona volta. Ora rimuovi le barre. Riduci il reattore, così. Ma che diavolo dice? È la menopausa. Le barre che controllano il reattore vengono rimosse in preparazione al test. Naturalmente, a quell'epoca in Unione Sovietica ogni informazione sui rischi dell'energia nucleare era riservata. Per quanto ne sanno questi uomini, i reattori sovietici sono perfetti. Niente va mai male. Niente può andar male. Naturalmente, alcuni di noi sapevano altre cose. Alcuni di noi sapevano che c'erano stati incidenti. E per qualche anno abbiamo covato in silenzio la paura di qualcosa di più grande. E in tutto quel tempo non abbiamo mai osato considerare ciò che intendevamo per grande. Ora stiamo per scoprirlo. Spegnilo, presto! La velocità del separatore sta calando. Spegnilo! Spegni quel trasmettitore di sicurezza o dobbiamo interrompere il test a metà. Lubras ha incontrato il nuovo insegnante di Sasha. Ah, insegnava ai bambini della sua ex scuola. Zitti! È troppo chiedervi di portare a termine questa cosa? Siete una massa di zotticoni analfabeti. Fatemi sapere quando l'emissione sale. Emissione a 700, situazione critica. È contento, signor Akimov? Molto contento, signore, solo che pensavo non lo facessimo. Ah, finalmente. Continua. Chiudi la 8, per favore. Chiudi la turbina 8. Chiudi la turbina 8. La potenza aumenta, Alex.
Che cosa? La potenza aumenta. Abbiamo solo spento la turbina. Un attimo fa era stabile. Non possiamo spegnere ora. Ora riporto non spegnete il reattore. Signore, sto spegnendo il reattore. Il test è andato. Come lo spiego? Mi dispiace, signore. Non ne vale la pena. La potenza stava salendo. Non sapevo. Cos'è stato? Che cosa è successo? Qualcuno mi dice cosa è successo? Le barre di controllo non si sono innescate. Innescatele allora! Sto facendo, ma non so perché non sono entrate subito. Ho spinto il pulsante a Z, sarebbero dovute entrare. Forse... Accidenti! Ok, questa è un'emergenza. Raffreddate il reattore immediatamente, aumentate il volume dell'acqua, raffreddatelo! Abbassate le barre a mano, tutti voi, forza, dobbiamo spegnerlo, avanti! Sono io che comando qui, sono io che comando! Akimov! Che cosa hai fatto? Niente, signore, non capisco. Io ho spinto il pulsante a Z, ma non si è spento. La potenza è aumentata di colpo. La potenza è aumentata di colpo. Sì. Tolio, sono Yuri. Ho appena chiamato Bryukhanov. Oh, no. Ho dovuto, Perché? Per l'amor del cielo, perché? Il tiro di copertura è saltato in aria, ci sono i pompieri! Per favore, non chiamate nessuno se non è necessario, d'accordo? Bryukhanov lo sa. Ascoltate, andrà tutto bene. Lo vedrà quando arriva qui. Solo serve dell'altra acqua. Raffreddate il reattore. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Gli hai mandato al reattore? Il dottor Spiriacher. Un reattore nucleare come quello di Chernobyl contiene circa 20 volte il materiale nucleare di una bomba atomica e molte migliaia di tonnellate di grafite altamente radioattiva. Se è abbastanza danneggiato, tutte queste radiazioni fuoriusciranno. Riescono ad attraversare qualsiasi cosa. Viaggiano con il vento, non hanno odore, non fanno discriminazioni e prendono la vita in silenzio. Non può essere. Non può essere. Dov'è il reattore, lei? È lì. Non può essere, non può essere, non può essere. Ci sono i pompieri di sopra, è meglio che usciamo. Il reattore è andato e il disco di copertura è saltato, ci sono calcinacci dappertutto. Il reattore è andato, il reattore. Ascoltate, ascoltate, ascoltatemi, vi sbagliate. Il reattore è a posto. Dovete per forza sbagliarvi. E le loro facce, signore? Le cisterne d'acqua sono completamente distrutte. C'è acqua dappertutto. E polvere, polvere, polvere. No, 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 non è possibile, no. Ora, ascolta, Bryukhanov arriverà tra un attimo. Devo dirgli che stiamo raffreddando il reattore. Voi due andate in infermeria e la squadra di Bravakev è qui. Voi due potete andare a casa. Devo vedere Bryukhanov. Un'esposizione violenta alle radiazioni avvia un declino incurabile e atroce. Dopo vertigini e vomito iniziali, i tessuti sensibili, come la lingua, iniziano a gonfiarsi. La pelle si annerisce e si stacca, le cellule del tuo corpo iniziano a distruggersi. Il tuo DNA è trasformato in modo grottesco e nei giorni seguenti all'esposizione vieni derubato non solo della tua vita, ma anche dell'elemento che ti rende l'essere umano che sei. È un viaggio terribile che sempre più corpi intrapresero contro il loro volere quella notte. Ma se il corpo può tollerare le radiazioni fino a un certo punto, sembra che la mente possa assorbire il terrore e poi si chiude per proteggersi. Forse è logico.
Forse quando la minaccia supera l'immaginazione, concludiamo che la minaccia non può essere vera. Non possiamo andare. Non possiamo andare via. No. Soprattutto tu ed io. Soprattutto tu ed io. Sì. Ok, allora, qualcosa blocca l'arrivo dell'acqua al reattore. Deve essere una delle valvole. Dobbiamo aprirle a mano. Salve. Viktor Bryukhanov è l'uomo che ha costruito e gestito l'impianto di Chernobyl. Era molto rispettato dai suoi superiori e in attesa di ricevere alte onorificenze. A parte il danno, le radiazioni? L'unico sistema che abbiamo per misurarle sono i contatori Geiger nella sala di controllo e stanno misurando 3.6 Roentgen all'ora. Non è male, no? Voglio dire, 3.6 non è niente. Non è niente, no. Ma il contatore arriva solo a 3.6 ed ha superato quel limite. Ma potrebbe essere 3.6. Potrebbe essere 3.6. Sì, potrebbe essere 3.6. Zakov, non ho intenzione di dire a Mosca che la situazione è peggiore di quanto lo sia in realtà. Se dice 3.6, è 3.6. Nikolai, vieni qui. Nonostante l'evidenza, i dipendenti della centrale si stavano ciecamente convincendo che il reattore si sarebbe potuto salvare, che riempirlo d'acqua fosse fondamentale. Questo sforzo, questo sacrificio, fu di fatto inutile. Portalo qui. Voglio che tu faccia i rilevamenti nell'edificio, dentro, intorno e ovunque. Poi torni qui e riferisci solo a noi. Gli uomini si stanno ammalando. Kiev sta mandando 3.000 truppe per rendere sicura la zona. Mosca ha nominato una commissione d'inchiesta per investigare. È la procedura standard, Nick. Non posso farci niente. Prima devono arrivare gli esperti qui oggi pomeriggio, il resto più tardi stasera. Boris Scerbina sarà il responsabile. È il presidente del Consiglio dei Ministri. Non l'ho conosciuto, ma ho conosciuto il suo consigliere esperto. Valery Legasov, dell'Istituto Kirchatov. È un fanatico del partito e ha molti amici. Allora, il disco di copertura è distrutto, ma non ci sono danni al reattore. E qui entro in gioco io. Nessuno. Devo fare una visita alla centrale per arrivare al nocciolo di ciò che è successo. Grazie. Sarebbe falso dire che non sentivo un brivido di emozione e di orgoglio. Sì, c'è stata un'esplosione enorme, la più grande in una centrale nucleare, ma il numero dei decessi è basso. Da quello che ci hanno detto, le nostre tecnologie e il nostro personale hanno affrontato bene la crisi. Tutto è sotto controllo.
Il reattore è distrutto. È distrutto. No. I dati non sono di 3.6 Rengen, signore. Sono di 15.000. 15.000. No, no, è impossibile! Non lo ascolti, signore! L'attrezzatura non funziona. Ci deve essere un errore. L'ho detto a Mosca. Buttalo via! Non c'è niente che non va nell'attrezzatura. E io sto malissimo. Buttalo nella spazzatura, cretino! Fuori! Fuori, imbecille! Idiota! È impossibile. Signore, volevo chiederle di evacuare la città di Pripyat. Sì, è una cittadina dove vivono i dipendenti. Di cosa parla? Qual è il problema? Non faccia una cosa del genere. Aspetti. Aveva detto che i livelli sono 3.6. Dobbiamo forse pensare che non ha la situazione sotto controllo? No, 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 ce l'abbiamo. Ce l'ho. Le radiazioni rientrano nella norma. Alex, non ce la faccio più. Ho la lingua gonfissima. Le mani. Lo so. Sono passate ore. Penso che sia successo qualcosa di terribile, Alex. Non sarà stato solo qui. Si deve essere propagato. Deve essere stato... Sarà così dappertutto. Voglio vedere mia moglie. Voglio vedere mia moglie. La mattina del 26 aprile era una giornata straordinariamente calda e bella. Eppure, prima dell'alba, l'aria fresca e pulita si era già trasformata. Ora niente più era innocuo. La polvere, l'aria, i vestiti, le riserve d'acqua, i raccolti, il bestiame, il cibo che producono, il latte che producono, è veleno. Sto bene. Alex. Sto bene. Cosa? Vai a casa. Cosa ti hanno fatto, Alex? Non fanno entrare nessuno. Non posso. Mi senti? Non posso entrare. Per amor di Dio, vai. Porta i bambini a casa. E tieni le finestre chiuse. Luma, tieni le finestre chiuse. Boris, come stai? Abbiamo ancora qualcosa da fare. Viktor Bryukhanov, il direttore della centrale, ha riconfermato che le radiazioni non superano i 3.6 Rengen all'ora. Devo dire che siamo un po' sorpresi da questo, ma se è vero è un'ottima notizia. Quindi non devo preoccuparmi? Lo puoi fare se vuoi, Boris. Io non lo farei finché non sale ancora. È stata chiesta subito un'ispezione accurata dell'edificio del reattore. Il nostro esperto staff tecnico ha confermato il grado di danni alla struttura dell'unità 4. L'incendio ha causato danni minori alla copertura della sala della turbina, ma è stato subito estinto dai nostri esperti vigili del fuoco. E da questa mattina portano l'acqua al reattore per raffreddarlo. Scusi se la interrompo. Signora Luia Brusinski, capo ingegnere di Stato. La situazione è molto più grave... Il compagno Bryukhanov non ha ancora completato la sua relazione. Il disco di copertura del reattore, che pesa circa 1.000 tonnellate, è saltato in aria a causa di un'esplosione. E ora è come un'enorme palpebra mezza chiusa dall'alto.
Ora la direzione del vento al momento è verso... Cosa c'è dietro questa palpebra? Mi scusi? Cosa c'è dietro questa palpebra? Il nocciolo, signore, il nocciolo del reattore nucleare è esposto. E sta bruciando, signore. Sta andando a fuoco. Dobbiamo evacuare la città una buona volta e chiudere il reattore. Calma, il compagno Sherbina sarà qui a momenti e quando arriverà... Qual è il valore qui in città? È di 10.000 Rengen. Non so da dove siano venute fuori queste cifre di 3.6, ma... Dobbiamo evacuare la città una buona volta e chiudere il reattore. Sciocchezze! Evacuare la città causerà il panico. La gente sta già andando via per le voci che ci sono in giro. No, 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 compagno Badoff. Le sue truppe non lanceranno maschere e tute di protezione. Causerebbe sospetti e comunque non ne abbiamo abbastanza per tutti. È chiaro? Si stava spargendo la voce, a cui alcuni credevano, ma a cui la maggior parte non credeva. Forti della consapevolezza che sarebbero stati avvertiti di ogni rischio, 35.000 persone passarono una bella domenica pomeriggio, circondati da livelli di radiazioni 400 volte superiori alla norma. E non venne dato ancora nessun avviso, non furono prese misure, non fu dato nessuno iodio ai 17.000 bambini le cui ghiandole tiroidee stavano ora assorbendo radiazioni come una spugna assorbe l'acqua. Non si tratta più di negare le responsabilità. La loro illusione sta cadendo via come la loro pelle piena di vesciche. No. Questi sono i loro superiori. Sono loro adesso ad essere ciechi. Per loro, la verità è una minaccia più grande dell'assassino invisibile che loro sanno essere a piede libero. Ci sono 4 reattori qui, 4 unità, tutte identiche. La quinta dovrebbe essere terminata quest'anno e ce n'è un'altra in progetto tra 3 anni. Questa sarà la centrale più grande del mondo. Questa è la quarta che si vede ora. Questa? A sinistra della ciminiera bianca e rossa, un po'... È il reattore. Stiamo guardando nel reattore. Dobbiamo muoverci. Dobbiamo andare. Andiamo via. Vai! Signore, dobbiamo parlare dell'evacuazione. Non ci sarà nessuna evacuazione. Ci sono molte possibilità che... Il panico è peggio delle radiazioni, ci siamo capiti? In ultima analisi, come i nostri amici del KGB potranno confermare, niente è arrivato all'estero e niente a Kiev. Ora parliamo del reattore. Il ministro dell'energia Sosarin ha ordinato un'ispezione. È completamente distrutto. Ha ordinato un'ispezione e può confermare che è effettivamente danneggiato. Ma noi proponiamo che venga lasciato bruciare. Nessuno ha sentito quello che ha appena detto Ganardi. È distrutto. Compagno Legasov, avrai la possibilità di parlare dopo. Mi dispiace, Boris, ma sembra che qui non ci sia nessuno che capisca cosa questo significhi. Sta bruciando. Il moderatore di grafite che da solo è incredibilmente radioattivo e quello che è rimasto del nocciolo stanno bruciando. Ora significa che circa 2.000 tonnellate di carbone stanno bruciando a una tonnellata all'ora. Possono bruciare per 3 mesi e ogni giorno che passa sprigioneranno nell'atmosfera più radiazioni di quante ne siano mai state sprigionate in tutti i disastri nucleari che sono successi nel mondo. Ogni giorno, per 3 mesi. Avete la mia parola che la gente che stanotte dorme nei loro letti domani mattina sarà morta. Mentre parlo, le radiazioni entrano nei corpi di tutti noi presenti in questa stanza e di tutti quelli fuori, per centinaia di chilometri. Non possiamo più fingere. È da criminali. Dobbiamo fermarlo. Lei deve fermarlo.
Dobbiamo trovare un rimedio a questa situazione, ma è semplicemente inaccettabile proporre di lasciarlo bruciare. Spegniamolo. Allora dobbiamo trovare, e subito, e in silenzio, il rimedio per spegnerlo. Le radiazioni non penetrano il piombo, perché non facciamo buttare il piombo dagli elicotteri? No, il piombo no. Bisogna fare attenzione. Qui c'è il reattore, d'accordo? Ed è separato da queste camere sotto da un pavimento fatto di cemento e acciaio. Ora queste camere sono inondate da centinaia di migliaia di litri d'acqua. I blocchi di piombo lanciati da quell'altezza farebbero soltanto un buco nel pavimento. Il carburante e i gas raggiungerebbero l'acqua e avverrebbe solo una gigantesca, dico gigantesca, esplosione termica. Come si estingue una cosa del genere? Non ci è mai capitata una cosa del genere, quindi non lo so. Sappiamo che l'acqua non lo spegne. L'unica soluzione possibile è la sabbia. Può avere un effetto. Forse possiamo aggiungere del boro per assorbire i neutroni. La sabbia lo può coprire? Forse. Magari aggiungendo la dolomite. No, non lo so, è rischioso perché, voglio dire, molta sabbia potrebbe coprire la radiazione, ma potrebbe anche agire come una fornace e alimentare il fuoco. E allora la radiazione si fermerebbe. No, brucierebbe attraverso il pavimento e verso l'acqua. E ci ritroveremo comunque davanti a un'esplosione termica. Cosa proponete di fare, signori? Sabbia. Ma dobbiamo controllare la temperatura come dei falchi. Elicotteri a centinaia. Avvertiamo l'aeronautica. Boris, e la popolazione locale? E Pripyat? Per prima cosa domani mattina facciamo evacuare. Così la gente di Pripyat finirà i suoi giorni in case di sconosciuti. Naturalmente la polvere radioattiva finirà sui loro capelli, sui loro vestiti, sui loro corpi, sulle ruote dei loro pullman. Per limitare il panico e i bagagli, viene detto loro che è soltanto per 3 giorni, ma naturalmente noi sappiamo la verità. Non sappiamo se lanciare la sabbia estinguerà il fuoco, ma anche se lo facesse, sappiamo che queste persone non vedranno mai le loro case di nuovo. Mio Dio. Secondo me dovranno gettare più di 5.000 tonnellate. Le rive dei fiumi qui sono di sabbia quasi pura. È la nostra unica speranza. Buttali giù, buttali giù! Fuori! Vai, vai! Abbiamo fatto! Bravo Nicolai! Facciamolo ancora 4.000 volte e possiamo andare a casa!
Ora il prossimo. Prepararsi. 2, 5, 6. Ci aspettavano ancora migliaia di sacchetti di sabbia e le inchieste per scoprire cosa e chi avesse causato questa catastrofe. Quanto è la dose letale? 400. 400 rad, qualcosa di meno. Cosa ti è venuto fuori? 650. Non so la mia. Meno, credo. Nessuno me lo ha detto. Mi è uscito 1500. Volevo vantarmi un po'. La sabbia funziona, Valeri? Non lo so, lo scopriremo domani. Questi reattori sono in funzione da anni, signore. Anni. Se c'è un problema... È esploso quando hai premuto il pulsante AZ. Perché non ha fermato la reazione? Tu dici che non è stato un problema di progettazione, ma come altro si spiega? Lo ignoravano. A meno che non sapessero che ci avrebbero uccisi. Il protocollo lo direbbe. Forse. Pensa che ci daranno la colpa, a lei e a me. Sì, penso di sì. Il mio mondo. Tutto sta cambiando, tutto è sotto sopra. La città è ora una terra desolata. Ciò che prima era accogliente, ora è mortale. La mia idea di salvare la situazione potrebbe portarci tutti all'apocalisse. E anche le questioni della colpa di questa catastrofe stanno diventando molto confuse per me. Tu sapevi che gli strumenti arrivavano fino a 3.6. Non lo sapevo. Sapevi che in nessun modo ci avrebbero fornito una stima veritiera dei livelli. Valeri. Dovevo essere promosso quest'anno, insignito, con la mia foto sul muro. Non potevo buttare via la mia carriera. E volevo credere che si poteva salvare tutto. Davvero. Non potrai mai essere perdonato, Victor. Ma non è solo a causa tua che siamo qui. Se i miei sospetti sono fondati, non c'è un solo innocente in questo edificio. Credo che questo si ripercuoterà su tutti noi. Pronto? Boris, abbiamo una lettura della temperatura dagli uomini del reparto chimico. Abbiamo già i nostri problemi. In Svezia hanno riscontrato delle radiazioni. La temperatura non si abbassa. Ti prometto che questo è più importante per i sovietici di tutto ciò che possono dire gli svedesi. Ricordi l'effetto
fornace nel pavimento sotto il reattore? Per quanto possiamo sistemarlo, l'incendio è già a metà strada attraverso il pavimento e sta arrivando all'acqua. Quando la temperatura raggiungerà i 2900 gradi, l'ossido di uranio si scioglierà e o brucerà o scenderà fino a toccare l'acqua. L'esplosione termica sarebbe enorme. Più grande di ciò che abbiamo mai visto. Coprirà i 200 chilometri quadrati. E vaporizzerà il carburante negli altri tre reattori. Quasi tutta Kiev morirà. E i fiumi Dnepr e Prepiat, che riforniscono 30 milioni di persone, saranno contaminati. L'Ucraina del Nord e quasi tutta la Bielorussia saranno inabitabili per un secolo. Questo non deve uscire da questa stanza. Dite a Viadost di continuare a monitorarlo. E Ligasov, voglio un piano. Mi chiedevo se poteste trovare un paio di mute, più spesse che ci sono. Tenetele da parte finché non ci servono. Sono un comunista impegnato, ma più passano i giorni a Chernobyl, più vedo un volto del popolo sovietico che anche io avevo smesso di sognare. Non fanno storie, non perdono tempo. Altre 166.000 persone vengono evacuate. Una decisione che potrebbe prendere mesi viene presa in pochi minuti. Dopo anni di inattività e di una burocrazia concentrata su se stessa, ora c'è soltanto passione e una risolutezza quasi aggressiva. Nel comitato iniziamo a usare l'espressione conteggio delle vittime quando per un'azione calcoliamo quanti uomini potrebbero morire durante il suo compimento. La responsabilità di non fare errori e di non sprecare una sola vita è un privilegio terribile. Valeri? Le radiazioni salgono. 2 milioni ieri e 4 milioni oggi. Merda! Che significa? Significa che sta diventando sempre più caldo. Stiamo andando incontro alla fusione del nocciolo. A meno che non togliamo l'acqua da sotto il reattore, l'esplosione di cui parliamo è inevitabile. Quali opzioni abbiamo? Beh, dobbiamo contare le vite umane. I pompieri devono di nuovo pompare le ventole nel seminterrato. Dobbiamo anche aprire le valvole dei portelli nella vasca delle bolle. Il problema è che sono sott'acqua. Un'acqua altamente radioattiva. Ho ordinato delle mute, ma ci servono dei volontari che nuotino lì sotto e le aprano a mano. Abbiamo visto tanti morti che camminano e ne abbiamo mandati molti a morire, ma mai con questa certezza. Ma
Noi gli diciamo la verità. E loro si fidano di noi. Questa azione è fondamentale? Allora non c'è altro da dire. Sono entrati nell'edificio. Confermiamo che la squadra di sommozzatori è nell'unità 4. Non credo che ci siano molte altre nazioni al mondo capaci di produrre un tale spirito di sacrificio. È di nuovo il 1941, quando il cuore dell'Unione Sovietica fu esposto all'invasione nazista. C'è la stessa mancanza di prontezza, la stessa disperazione. Ma lo stesso coraggio. Sì. Sì, gira quella. Confermiamo che le stanze inferiori sono state sgombrate dall'acqua. Non c'è la minaccia immediata di un'esplosione termica. Ripeto, non c'è una minaccia immediata di un'esplosione termica. Vincemmo. E 1 milione di vite furono salve. Ma già potevo vedere quello che ci aspettava. Anni di chiarimenti, di inchieste e di colpe. Non lo abbracci, non lo baci e non lo tocchi. Sono sceso dal letto ieri. La pelle della gamba mi pendeva dalle anche come un calzino. Il mio palato. Sono finito, Luba. Mi dispiace. Mi fa tutto malissimo. Mi sento tanto colpevole. E questo è peggio. Del dolore. Così. 14 giorni dopo l'esplosione, le prime vittime della radiazione e gli uomini della sala di controllo iniziarono a morire. Molti la vedono come una sorta di giustizia. Ma la verità è più terribile di così. Non sono diversi dagli uomini che ci hanno salvati. Ma invece di informarli dei rischi sulle barre, sul reattore, gli abbiamo sistematicamente nascosto la verità. E con i loro cuori sovietici, loro si fidavano di noi. Convinci un uomo che può volare, e il disastro è inevitabile. Signor Legasov, il lavoro che ha fatto è vanto per lei e per il suo istituto. La sua relazione e il modo in cui ha tratto le sue conclusioni sono del più alto valore. Del più alto. Ma questo non potrà leggerlo alla comunità internazionale a Vienna, non potrà. Ora, il Politburo l'ha incaricata di presentare la relazione, quindi non posso in nessun modo impedirle di andarci. Signore, sono uno scienziato. Non credo che possiamo continuare. Lei non è uno scienziato. Lei è un politico. Presto se ne renderà conto.
Domani il Politburo pubblicherà il suo giudizio secondo cui gli operatori hanno perpetrato una serie di gravi violazioni e lei propone la sua verità. Loro hanno disobbedito agli ordini, ma non erano al corrente dei fatti. La sua relazione sarà esaminata e riscritta da un comitato composto dai nostri fisici. Elimineranno ogni riferimento ai difetti conosciuti del progetto del reattore, le punte delle barre, eccetera. Renderanno più chiare le mancanze del personale della sala di controllo. E lei presenterà quella relazione a Vienna il prossimo agosto. Io non mi opposi. Mi presentai davanti al mondo a Vienna e diedi la colpa ai ragazzi della sala di controllo. Non parlai del ruolo che avevo avuto nella loro ignoranza dei fatti. Da allora ho provato a farmi avanti per far cadere il mito che io avevo contribuito a creare, ma gli articoli che scrivo, le interviste che rilascio, non vengono pubblicate. Non ho fatto altro che danneggiare la mia carriera e la mia posizione. Sono passati 2 anni dal giorno dell'incidente e ormai sono finito. E io credo che sia giusto. Il suicidio di Valery Legasov scosse tutta l'industria nucleare sovietica. Dopo la sua morte, furono ammessi i difetti alle punte di grafite delle barre di controllo dei reattori RBMK di Chernobyl e furono apportati dei cambiamenti. Nonostante ciò, Alexander Akimov e il suo collega Leonid Optunov non sono mai stati esonerati pubblicamente. Molti ancora credono che siano stati i principali responsabili dell'esplosione. Il direttore della centrale, Viktor Bryukhanov, è stato condannato a 10 anni di prigione, così come il capo ingegnere deputato Anatoly Diatolov, entrambi rilasciati perché gravemente malati. Una volta estinto il fuoco, gli investigatori scoprirono che il carburante era penetrato nei sotterranei. Se non fosse stata fatta uscire l'acqua, sarebbe avvenuta l'esplosione termica. Il carburante solidificato, che non può essere rimosso, sarà radioattivo per almeno 100.000 anni. Le stime ufficiali dei morti parlano di 31 persone, tutti i pompieri e operai della centrale nucleare. La vera cifra, anche se impossibile da calcolare con precisione, è molto più alta. La nube radioattiva contaminò milioni di chilometri quadrati. Nella vicina Bielorussia, i tumori aumentarono di 50 volte rispetto alla Gran Bretagna. E 2.000 bambini della zona limitrofa contrassero il cancro alla tiroide. Un rapporto delle Nazioni Unite stimò che entro il 2002 quella cifra sarebbe raddoppiata. Le vittime di Chernobyl sono vittime della segretezza e del diniego. Circa 3 settimane dopo l'esplosione, il presidente Gorbaciov fece una confessione pubblica senza precedenti. Ammise infatti che la segretezza aveva avuto un ruolo fondamentale nel disastro. Come ha asserito Valery Legasov, alcuni segreti possono causare solo catastrofi.